A 10 anni mi innamorai di una nostra vicina, Galina Apollonova, di cognome si chiamava Rubkov. Suo marito ufficiale aveva fatto la guerra russo-giapponese e ne era tornato nell'ottobre 1905 con una mezza tonnellata di bauli pieni di roba cinese, paraventi, armi preziose. Secondo Kuzma, aveva comprato tutta quella roba con i quattrini incamerati grazie al suo impiego presso l'intendenza generale dell'armata di Manciuria. Anche altri dicevano la stessa cosa. Ma il fatto è che i Rubkov erano felici, per cui alla gente riusciva difficile non spettacolare sul conto loro. La loro casa era attigua alla nostra. Avevano una veranda a vetri, anzi, che sporgeva sul nostro terreno. Ma mio padre non aveva mai pensato a fargli lite per questo. Il vecchio Rubkov, ispettore delle imposte, aveva fama in città d'essere uomo dalle idee larghe perché intratteneva relazioni amichevoli con ebrei. La loro casa, dunque, era attigua alla nostra e quando l'ufficiale tornò dalla guerra, noi tutti potemmo vedere come fossero innamorati e felici lui e sua moglie. Galina gli teneva la mano per ore e ore, per giornate intere e non si stancava di guardarlo perché era un anno e mezzo che non lo vedeva. Ma quel suo modo di guardarlo mi costernava. Voltavo le spalle e fremevo in presenza di quell'aspetto oscuro e vergognoso dell'esistenza degli uomini sulla terra. E avrei voluto cadere in uno strano sonno per dimenticare quella realtà inaccessibile perfino alla mia fantasia. Galina girava per le stanze con la treccia sciolta, in pantofoline rosse e vestaglia cinese. Sotto i merletti della camicia scollata si vedeva il principio del seno, un seno bianco e rigoglioso costretto all'ingiù, e sulla testa rosa della vestaglia erano ricamati draghi, uccelli, alberi, cavi. Girava tutto il giorno per le stanze con un sorriso vago sulle labbra umide. Inciampava nei bauli non ancora disfatti, negli attrezzi da ginnastica sparsi sul pavimento e fingeva allora d'essersi fatta male. Sollevava la vestaglia fin sopra il ginocchio. «Baciami la bua», diceva al marito. E l'ufficiale, piegando le lunghe gambe negli attillati pantaloni da dragone e lucidi stivali con speroni, s'accostava, sorridendo, ginocchioni sul pavimento sporco, a baciare il punto ammaccato, giusto sul morbido rigonfio al di sopra della giarrettiera. Io dalla mia finestra vedevo questi baci e ne soffrivo, ma di questo non mette conto di parlare perché l'amore e la gelosia di un bambino di 10 anni sono in tutto simili all'amore e alla gelosia di un uomo adulto. Stetti 2 settimane senza avvicinarmi alla finestra, fuggii ogni occasione di vedere Galina, finché un caso non mi condusse da lei. Questo caso fu il pogrom contro gli ebrei, che scoppiò nel 1905 a Nikolaev e in altre città della zona di residenza degli ebrei. Una folla di assassini prezzolati saccheggiò il negozio di mio padre e uccise il nonno Soil. Tutto questo accadde mentre io non c'ero. Ero andato al mercato degli uccelli quella mattina a comprare da Ivan Nikodimich dei piccioni per la mia colombaia. Li avevo desiderati per 5 dei miei 10 anni, quei piccioni, e me ne tornavo a casa dopo averli finalmente comprati quando Makarenko, lo storpio, me li schiacciò sulla faccia. Poi trovai Kuzma, il custode, e Kuzma mi accompagnò dai Rubkov. Sulla loro porta era stata tracciata col gesso una croce. Nessuno li avrebbe toccati ed essi avevano nascosto i miei genitori in casa loro. Kuzma mi condusse nella veranda a vetri dove era seduta mia madre con Galina. «Dobbiamo lavarci», mi disse Galina. «Dobbiamo lavarci, piccolo rabbino. Abbiamo tutto il viso coperto di piume e di piume insanguinate». Mi mise un braccio intorno alle spalle e mi condusse per un corridoio pieno di odori pungenti. La mia testa poggiava contro il suo fianco e quel fianco si muoveva e palpitava. Andammo in cucina e Galina mi mise la testa sotto il rubinetto. Sul fornello, sotto una lucente batteria di pentole e di casseruole, c'era un'oca che arrostiva e in un angolo era appeso il ritratto dello zar Nicola, ornato di fiori di carta. Galina mi ripulì le guance dai resti del piccione, mi risciacquò la faccia.
Eccoti bello come uno sposino, piccolo mio, disse baciandomi sulla bocca con le sue labbra turgide. Poi, mentre mi riaccompagnava fuori, mi sussurrò all'improvviso: tuo padre, vedi, sta avendo molti guai. È tutto il giorno che va girando per le strade senza saper che fare. Chiamalo in casa. E io vidi dietro la finestra, nella strada vuota sotto il vasto cielo, mio padre, che se ne andava con i suoi rossi capelli scompigliati, senza cappello, col davanti della camicia attaccato per storto a un bottone qualsiasi. Vlasov, un operaio emaciato, sempre vestito di vecchi stracci militari, gli si ostinava dietro. E così, andava dicendogli con voce rauca e ispirata, accarezzandolo con entrambe le mani, non la vogliamo noi la libertà, perché gli ebrei possano trafficare liberamente. No, amico, dà piuttosto al lavoratore una vita serena, un raggio di luce nella vita del lavoratore in cambio della sua fatica, del suo pesante fardello. Dagliela, amico, stammi a sentire, dagliela! Con un'espressione di ispirata ubriachezza che s'alternava sul suo volto a quello d'una mortale sonnolenza, l'operaio seguiva da presso mio padre, toccandolo e supplicandolo. La nostra vita dovrebbe essere come quella dei molocani, farfugliava barcollando sulle gambe malferme. Di quel genere dovrebbe essere la nostra vita, ma senza quel vecchio dio degli staloveti, che profitta agli ebrei e a nessun altro. Qui Vlasov cominciò a urlare disperato contro il dio degli staloveri, che profittava agli ebrei e a nessun altro. Urlava e inciampava, inseguendo il suo misterioso iddio. Ma in quel momento una pattuglia di cosacchi gli tagliò la strada. In testa alla pattuglia cavalcava un ufficiale con bande ai pantaloni, cinturone da parata e un alto berretto a punta. Avanzava lento, senza guardare a destra né a sinistra, come in una stretta gola in cui si possa guardare solo davanti a sé. «Capitano», mormorò mio padre, quando i cosacchi gli furono davanti. «Capitano», disse, prendendosi la testa tra le mani e inginocchiandosi nella polvere. «Al vostro servizio», disse il capitano, guardando sempre davanti a sé, e portò al berretto una mano guantata di giallo limone. Poco lontano da loro, all'angolo con la via del pesce, la teppaglia stava saccheggiando e devastando il nostro negozio, buttando fuori cassette di chiodi, utensili e la mia fotografia nuova in divisa da ginnasiale. «Ecco», disse mio padre sempre in ginocchio, «mi distruggono tutto». «Tutto quello che ho, capitano, come...» L'ufficiale borbottò qualche cosa, portò al berretto il guanto giallo limone e tirò sulle briglie, ma il cavallo non si mosse. Mio padre gli strisciò davanti sulle ginocchia, strofinandosi alle zampe pacifiche e un po' tozze dell'animale. «Al vostro servizio», disse il capitano, dette una strappata alle briglie e se ne andò, seguito dai cosacchi. Sedevano impassibili sulle alte selle, avanzando nell'immaginaria gola montana, e scomparvero dietro l'angolo con via della cattedrale. «Chiama il papà in casa», mi ripeté allora Gallina, spingendomi dolcemente verso la finestra. «Non ha mangiato niente da stamattina». Io mi sporsi dalla finestra, chiamandolo, e lui si voltò. «Figlioletto mio», balbettò con tenerezza indicibile. Entrò in casa. Andammo insieme sulla veranda, dove mia madre era sdraiata tra manubri ed altri attrezzi da ginnastica. «Sporchi copechi», disse mia madre vedendoci. «Hai dato tutto per un paio di sporchi copechi, hai sprecato una vita, e i figli, e la nostra disgraziata felicità». «Sporchi copechi», gridò ancora con una voce rauca che non era la sua. S'agitò nel giaciglio e non disse più niente. Allora nel silenzio divenne udibile il mio singhiozzo. Me ne stavo contro il muro, col berretto sugli occhi e non la finivo più di singhiozzare. «Ma no, mettino mio, vergogna!» mi disse Galina con un sorriso di rimprovero e mi dette un buffetto con un lembo della sua vestaglia di seta. Poi andò alla finestra e si mise ad appendervi tendine cinesi dalle guarnizioni bizzarre. Era in piedi nelle sue pantofoline rosse, con la seta della vestaglia che le ricadeva sulle braccia nude e la treccia che le scendeva oscillando sul fianco, come una cosa viva. Stetti a guardarla estatico. Ragazzetto cresciuto sui libri,
La vedevo come su un lontano palcoscenico, illuminata dai riflettori, e immaginai allora d'essere Miron, il figlio del carbonaio che aveva bottega all'angolo della nostra strada, di portare come lui delle vecchie scarpe lacere legate con lo spago e di avere in spalla, peso a una cordicella verde, un vecchio fucile fuori uso. Ecco, faccio parte di un corpo ebraico di difesa e sto inginocchiato dietro una palizzata sconnessa, sparando contro gli assassini. Dietro la palizzata c'è un terreno abbandonato, con mucchi di carbone polveroso. Il vecchio fucile spara malamente, gli assassini barbuti dai denti bianchi si fanno sempre più accosto. Sento con orgoglio che la morte è vicina e in alto, nell'azzurro, vedo Galina, vedo feritoie nel muro d'un gigantesco edificio di mattoni rossi che domina un vicolo dal fondo sconvolto, di terra grigia. Galina è alla feritoia più alta e di là, da quell'altezza inaccessibile, sorride col suo sorriso altero. Suo marito ufficiale sta dietro di lei, mezzo svestito e la bacia sul collo. Immaginavo tutto questo mentre cercavo di frenare i singhiozzi per poter amare Galina ad un amore ancora più amaro, ardente e disperato. O forse perché per un ragazzo di 10 anni la misura di dolore era troppo grande. Quelle stupide fantasie mi aiutavano a dimenticare gli assassini, la morte dei piccioni e di Soil, e li avrei dimenticati se più tardi Kuzma non fosse venuto sulla veranda con Aba, quell'orribile ebreo. Faceva già buio quando arrivarono. Sulla veranda era accesa una lampada fioca, dalla fiamma storta e incerta, tremula compagna di sventura. «Ho visto il nonno», disse Kuzma entrando, «ora è lì, tutto ben messo. E ho portato anche un servitore del tempio, perché dica un paio di preghiere sul vecchio». «Su, lasciamolo piagnucolare un po'», aggiunse gioviale, indicando lo sciamè. «Promettete di riempirgli la pancia e lui, vedrete, assillerà il Dio tutta la notte». Se ne stava in piedi accanto alla porta, il vecchio Kuzma, col suo gran naso amichevole schiacciato e bitorzoluto, e voleva mettersi a raccontare, con tutto il sentimento che poteva, come aveva legato le mascelle al morto. Ma mio padre l'interruppe. «Vi prego, re Baba», disse mio padre, «pregate sul defunto, vi pagherò». «E io? Invece ho paura che non mi pagherete», replicò Abba con voce lamentosa, appoggiando sulla tovaglia una faccia barbuta e disgustata. «Ho paura che vi terrete il mio rublo e ve ne andrete con quello in Argentina, a Buenos Aires, e lì aprirete un commercio all'ingrosso col mio rublo». «Un commercio all'ingrosso», ripeté storcendo le labbra sdegnose e attirando a sé il giornale, il figlio della patria, che stava sulla tavola. Nel giornale c'era un articolo sul proclama imperiale del 17 ottobre sulla libertà. «Cittadini della libera Russia», lesse Aba compitando e masticandosi la barba. «Cittadini della libera Russia, in questo fausto giorno...» Il vecchio sciamè teneva il giornale di traverso nelle mani tremolanti e leggeva con voce assonnata e cantilenante, mettendo gli accenti più straordinari sulle parole di quella lingua straniera che era per lui il russo. Bofonchiava le parole con quegli strani accenti, come un negro capitato improvvisamente in Russia dal suo paese natale, e riuscì a far ridere perfino mia madre. «Io faccio peccato», gridò mia madre sollevandosi, «io rido! Aba, ma ditemi piuttosto come state e come stanno i vostri? Chiedetemi qualcos'altro», borbottò Aba senza smettere di masticarsi la barba e continuando a leggere. «Già, chiedigli qualcos'altro», ripete mio padre, venendo in mezzo alla veranda. I suoi occhi, che ci sorridevano tra le lacrime, girarono d'un tratto nelle orbite e fissarono un punto invisibile. «Oh, Soil», articolò con voce falsa, una voce che si sforzava inutilmente di sembrare calma. «Oh, Soil, carissimo uomo!» Sentimmo che da un istante all'altro avrebbe cominciato a urlare, ma mia madre fu più svelta. «Manus!» gridò, e gli fu addosso d'un colpo, subito scarmigliata, battendolo rabbiosa sul petto. «Guarda il nostro bambino, non vedi come sta male? Non senti come piange? Non lo senti, Manus?» Mio padre si calmò. «Rachil», disse timidamente, «non so dirti la mia pena per Soil». Andò in cucina e tornò con un bicchiere d'acqua. «Bevi
Immediatamente, mi disse Abba avvicinandosi, bevi l'acqua, ti aiuterà, come l'incenso aiuta i morti. E l'acqua effettivamente non aiutò per niente. Singhiozzavo sempre più forte. Il singhiozzo diventò un ruggito, un rantolo. Un nodo tenero, quasi piacevole, mi serrava la gola, palpitando, crescendo, diffondendosi, e attraverso di esso gorgogliava il mio rotto respiro, come acqua che bolle. Era sera tardi, ormai, e io non ero più il ragazzotto goffo e recluso che era stato per tutta la mia vita trascorsa, ma un fremente groviglio. Mia madre s'avvolse allora nel suo scialle, in cui m'apparve più alta, più slanciata, e s'avvicinò alla sgomenta Galina. «Cara Galina», disse con voce forte e sonora, «che disturbo siamo per voi, per la cara Nazeda Ivanovna e per la vostra famiglia. Come mi vergogno, cara Galina!» Con le guance imporporate sospinse Galina verso la porta, poi tornò da me e mi coprì la bocca con un lembo del suo scialle per soffocare i miei lamenti. «Fatti forza, figlietto», mi sussurrava, «fallo per la tua mamma!» Ma anche se avessi potuto non avrei cercato di farlo, perché ormai non avevo più vergogna. Così cominciò la mia malattia. Avevo 10 anni allora. La mattina dopo mi portarono dal medico. Il pogrom continuava, ma noi non ci toccarono. Il medico, un uomo grosso, mi trovò una malattia nervosa. Disse ai miei di portarmi al più presto ad Odessa per sentire quei professori e aspettare lì il caldo, i bagni di mare. E così facemmo. Partii pochi giorni dopo con mia madre per andare a stare dal nonno, Levi Hitchcock, e dallo zio Simone a Odessa. Partimmo di mattina presto, col vaporetto, e già verso mezzogiorno, alle brune acque del Bug, successero le onde d'un mare verde e pesante. Un'altra vita s'apriva davanti a me, accanto al mio folle nonno, Levi Hitchcock, ed io dissi addio per sempre a Nikolaev, dove avevo trascorso i 10 anni della mia infanzia. Ma ora, ricordandomi di quegli anni dolorosi, vi ritrovo il principio dei mali che mi tormentano e l'origine della mia precoce vecchiezza.